Buonasera, buonasera, buonasera a questo pre-Milan Inter, ragazzi. Ansia da derby, vediamo se entra qualcuno, vediamo se entra qualcuno. Oggi, ragazzi, veramente sono in tension che mai sono stato una tensione così ultimamente, da ieri, veramente, da ieri. Quindi oggi ci tocca, ragazzi, fare questa live pre Milan Inter. Innanzitutto, tribù rossonera, amici, amici, amici e amiche. Oggi sono in palla totale, già ve l'ho detto. Tribù rossonera, amici, amici del Marietto, buonasera e bentornate a questo appuntamento col vostro Marietto milanista. Live pre-derby, ragazzi. Live pre-derby. Oggi ho visto delle cose bellissime che mi hanno inviato dei video. Un amico che erano fuori da Milanello già cantando. Ciao Luca, e nel frattempo Luca Cianchetti. Ciao carissimo. Quindi ho visto i ragazzi della Curva Sud oggi già belli spumeggianti. Tra l'altro domani ci sarà anche alle 14, alle 12, scusate, fuori dal cancello 14. Anzi, se siete di Milano, se potete andare, andate a sostenere i ragazzi perché veramente c'è qualcosa di bellissimo che aspetta l'arrivo del Milan. Innanzitutto voglio cominciare facendo le mie condoglianze chiaramente a un nostro rivale storico che è Mauro Bellucci, purtroppo scomparso, in età anche giovane, è un eterno rivale, ma anche se un eterno rivale, è sempre stato una persona molto sportiva e veramente con cui mi spiace, gli auguro alla sua famiglia veramente di riprendersi il prima possibile perché queste sono cose veramente brutte, brutte, brutte e non si augurano a nessuno. Quindi riposa in pace, Mauro Bellucci. Poi cominciamo a vedere un attimino quello che ci tocca domani. Ehi, Alessandro Di Corato, buonasera anche a te. Benvenuto. Avete visto oggi live sorpresa perché non me la sentivo di fare un video normale. Poi sabato, una giornata che sono stato preso da mille cose, da fare mille cacchi. Quindi, sinceramente, ho preferito adesso fare un face to face con vosotros, come si dice qui dalla Spagna. Dunque, domani ragazzi, derby alle 15 e nelle convocazioni. Ciao Elmi Ceba! Domani nelle convocazioni mancheranno all'appello Marione Mandzukic che si è fermato e Benacer che già sapevamo. Però attenzione, perché c'è un rientro di Brahim Diaz. Ebbene sì, quindi secondo le notizie che sono state apprese in questi giorni, ecco, dai, andiamo un corretto. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, 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 Milan, ale. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. E infatti con questa tensione che la voglio cantare questa canzone, ragazzi, perché ovviamente c'è una tension dentro, domani voglio la vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. Ciao Mario Binu, buonasera, buonasera ragazzi, buonasera a tutti gli entrati. So che è stata una live sorpresa che anche gli iscritti non se l'aspettavano, però io sono fatto così. Quindi andiamo avanti. Allora, secondo le indiscrezioni di queste ore, ciao Simone Biribò, buonasera. Come state innanzitutto voi ragazzi? Come vi sentite? Siete in tensione? Siete carichi? Cosa vi sentite per domani? Fatemi sapere, dai, scrivete così abbiamo un bel tim pum pam pem insieme. Ciao Guido Carioni, buonasera, buonasera anche a te. Allora, Gigio dovrebbe appunto giocare in porta. Calabria torna ragazzi, finalmente torna il nostro Davidino sulla fascia destra, in mezzo torna anche Simon Kjær. Diciamo che Tomori non l'ha fatto dispiacere. Cristina! Grande, grande! Anch'io mi unisco al cordoglio di Bellucci. Purtroppo, purtroppo è una cosa che davanti alla morte, ragazzi, non esistono rivali, non esiste niente. La morte è morte uguale per tutti. Quindi tanto, tanto rispetto per Bellucci. Ciao Antonio Morosito, dice, sei preoccupato?
Sono preoccupato per domani, Marietto. E chi non lo è preoccupato per domani, caro Mariotta, Antonio, guarda, purtroppo domani è già una partita decisiva. Io sono in ansia, cioè, dico, sono in ansia, solo questo. Vabbè, detto questo, normalmente mantengo la calma, però già da ieri che sono in fibrillazione. Vabbè, in ogni caso, Simon Chiari dovrebbe tornare in mezzo con Romagnoli. A sinistra, Theo Hernandez, chiaramente, e davanti, invece di Meite con Frank Kessié, giocherà Sandrino Tonali. Sandrino Tonali dall'inizio, quindi ha un'occasione unica, anzi dice più unica che rara. Quindi domani se la deve giocare veramente alla grande, perché se no dopo voglio vedere quanto tempo ci vuole per rimetterlo lì dal posto da titolare. Allora, sulla tre quarti c'è un magnifico trio, ragazzi. Abbiamo Ante Rebic dal primo minuto da un lato, Selemakers dall'altro, dietro Çalhanoğlu e Ibra, unica punta davanti. Anche l'Inter, secondo ultime indiscrezioni, sembra che punterà più su Eriksen che non su Vidal. In ogni caso, la formazione dell'Inter domani dovrebbe essere Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Poi la linea di 5 a centrocampo con Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic, e davanti il duo Lautaro, Lukaku. Allora, vediamo un po' cosa mi avete scritto voi nel frattempo. Allora, Elmi, io sono stracarico, sono fiducioso. Ma sai che ti dico, Elmi, ma pure io sono stracarico e fiducioso. Io mi sento che domani, dai, ragazzi, dai, perché sono eccitatissimo proprio. Allora, Guido, bella formazione. No, no, davvero, domani giochiamo con una formazione che dobbiamo andare dentro, dobbiamo dargli le legnate sui denti, ragazzi, senza né mai né perché. Poi, condoglianze alla famiglia Mauro, chiaramente Pietro compare, come già detto all'inizio, assolutamente. Poi, che abbiamo? Alessandro, ho fatto un sogno, mi sono sognato, vinciamo il derby e il sogno l'ho fatto l'andata di campionato, abbiamo vinto. Amen. Alessandro, me lo auguro veramente, perché una vittoria domani e chi mi ferma poi dopo? E chi mi ferma domani nel post partita, ragazzi? Chi mi ferma? Poi, ciao Marietto, avanti tutta, carichi più che mai. Sì, Emanuele, assolutamente, carichissimi. Poi Romberto, Marietto, sei il massimo. Grazie. Per domani prevedo un grande Milan, risultato 3-1 per il Milan con rigore per parte. Ma magari ci metto subito la firma, dimmi dove bisogna firmare, subito per un 3-1, subito. Poi andiamo avanti, chi c'è? Niente. Ah, ecco qua. Crediamoci, dice Guido. Certo che ci crediamo, ha voglia che ci crediamo. Poi Gianangelo Calefato, ciao Gianangelo, buonasera. Ciao Marietto, sei uno dei pochi serio. Ciao fratello Rossonero. Beh, serio è una parola grossa, cioè nel senso, io sono una persona che, allora, innanzitutto sono un po' la voce cantante come tanti voi. Voi magari non avete un canale di YouTube, non avete dei vostri social per esprimere questo. Io sono un po' la voce cantante della maggior parte dei milanisti, soprattutto quelli che si intendono di calcio, chiaramente, non quelli lì che vanno lì spaccando piatti, distruggendo magazzini e compagnia bella. Io cerco sempre di mantenere un certo filo in quello che faccio, però anch'io poi sono un tifoso, ragazzi, quindi anch'io mi faccio prendere dall'eccitamento, eh. Poi soprattutto domani mi sveglierò come Diego Abatantuono in eccezionale veramente. Milan, Milan, la 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 la, cioè proprio domani comincerò qua, mi dovranno, alle 6 di mattina mi dovranno tirare veramente gli zoccoli appresso. Allora, vediamo un po', andiamo avanti. Che abbiamo qua che ha scritto? Allora, Cristina, Alessandro, che tutti i santi del firmamento ti ascoltino per il 3-1. Ave Maria! Veramente, ragazzi, domani alla grande. Allora, ciao Mario, onore a Bellucci che oggi ho scoperto che ha fatto solo un gol in carriera. PS, ma tu dove vivi e per chi tifi? Barça e Spagnolo, Sabadell, una squadra Inter di Barcellona. Allora, Sandro, io vivo proprio nel bel mezzo della città. Io vivo a Barcellona già da 14 anni e vivo nella parte alta, nella parte del quartiere del Guinardò, Guinardò Horta, tirando, cioè la parte diciamo nord-ovest della città. Poi una volta finita qui comincia Santa Coloma de Gramanet, poi c'è Badalona, Sant'Adrià de Besòs e Sabadell, no, Sabadell è più
è più dentro. Che squadra per chi tifo? Sinceramente, io sono più per il Barça perché l'Espagnol, cioè il Barça rappresenta anche il sentimento proprio catalano, il sentimento dei catalani, è la squadra di Barcellona. L'Espagnol, tra l'altro, gioca anche a Cornellà e poi è un po' un controsenso per una città molto catalana come Barcellona di fare l'Espagnol, perché proprio lo spagnolo di Barcellona, quando qua cozzano di brutto catalani e spagnoli. Simone, allora Simone, che mi dici? Simone, partita determinante, quasi definitiva, e purtroppo abbiamo un risultato solo. Ma guarda, Simone, sì. Sì e no, nel senso più che altro la vittoria ci darebbe quel salto di cui abbiamo bisogno dopo la cacata che abbiamo fatto settimana scorsa con lo Spezia, parliamoci chiaro, e potrebbe dare un po' più di vibra, buona vibra, anche perché poi settimana prossima, ragazzi, mica è finito il Tour de Force, dobbiamo giocare con la Stella Rossa in casa e poi dopo dobbiamo andare a Roma all'Olimpico, quindi cioè, ci aspettano tutte finali. Adesso, come ho detto già settimana scorsa in alcuni video, sono tutte finali, ragazzi, tutte finali. Quindi non dobbiamo prendere sotto gamba niente. Domani chiaramente è la partita della partita. Domani dobbiamo entrare in campo. Io veramente voglio ringraziare la Curva Sud perché oggi sono stati bellissimi. Ho visto video, c'ho dei video che mi hanno mandato anche in privato e davvero complimenti, complimenti perché noi milanisti siamo fatti così. Noi il Milan ce l'abbiamo nel sangue, c'è poco da fare. E quindi è così. Allora, Guido dice: io non faccio mai pronostici. Fai bene, anch'io non faccio pronostici, però. Allora, serio in senso di vero cuore tifoso del Milan che dice le cose come stanno. Sì, Gianangio, su questo ti do completamente ragione. Io sono un cuore rossonero, per chi non lo sapesse, dalla Serie B. Quindi, cioè, più milanista di me, veramente ci possono essere quelli più antichi, più vecchi, che hanno vissuto altre cose, più hanno vissuto la B e poi sono rimasti milanisti. Ma io sono nato in B, cioè proprio io sono nato nel 78, che poi l'anno dopo è stato l'anno della Stella. Però io in casa sono di famiglia napoletana di papà e da parte di mamma la maggior parte sono tutti o juventini o interisti. Io sono l'unico milanista, cioè veramente sono l'unico milanista. Perché io devo dar por culo, come si dice qua, cioè io devo essere sempre il bastian contrario, fin da bambino, e ho cominciato a tifare Milan nella seconda Serie B, che era, io avevo quasi 5 anni, ero all'asilo, erano tutti interisti, juventini, a me piaceva il diavoletto, piacevano i colori rossoneri, fin da bambino, ho fatto una capatanta, tra l'altro quando trovo il cimelio di guerra, un cimelio di guerra, che c'ho una... È un asciugamano che andavo al mare con i miei genitori del Milan 82-83. È tutta scassata. Quando la trovo, una prossima live, un prossimo video, ve la faccio vedere. Perché veramente ancora mi ricordo la formazione. Cioè c'era Piotti in porta. Chi di voi si ricorda Ottorino Piotti? Poi avevamo in difesa, avevamo 3 giocatori in prestito dell'Inter, stando in tema di derby. Canuti, Pasinato e Aldo Serena. Poi avevamo Icardi, ma non Maurito Icardi, avevamo Andrea Icardi sulla fascia sinistra, c'era già Mauro Tassotti, c'era Franco Baresi, in mezzo c'era Vinicio Verza, che era un 10 veramente esagerato, e davanti c'era Joe Jordan, lo squalo senza denti, lo scozzese, e giocava appunto con Serena, però poi c'era anche Incocciati, allenatore Castagnè. Per dirvi io ancora come me le ricordo, ma le ricordo tutte le formazioni del Milan. Quindi per dire, più milanista di me, da questo punto di vista, puoi esserne certo. Allora, i cartonati credono che il Milan sia già finito. Domani vediamo. E poi il derby, il derby, il derby. Allora, Debbo è Debbo, ragazzo. Simone, il Debbo, Debbo. Addio Mauro, no, Mario, addio Mario Bellucci. No, Mauro Bellucci, grande uomo e grande giocatore. Sì, Lorenzo, l'ho detto all'inizio, totalmente d'accordo, assolutamente RIP. Vincenzo, ciao Marietto, domani dobbiamo solo vincere, non importa come, condoglianze alla famiglia Bellugi, assolutamente. Emanuele, domani deve farlo Sciala con un gol su punizione, godremo un sacco. Ma guarda, a me chi segna segna domani, sinceramente non me frega niente. Se fosse per il fantacalcio direi Teo Hernandez, che mi faccio un bel gol Teo Hernandez alla grande. E anche Ante Rebic, che ce l'ho tutti e due titolari domani. Poi... Io sono sicuro di una nostra vittoria, dice Mario, sofferta ma meritata. Sono già da 40 anni che seguo la squadra del mio cuore dalla Germania. Auf Wiedersehen, Mario. Allora, poi
C'è Mario, no, Mario Mandzukic non c'è, non è stato neanche convocato. Massimo, ciao fratello, buonasera, che scusa il ritardo, che non c'è nessuna colpa, ragazzo. Ho fatto la live proprio improvvisata alla fine perché ho avuto una giornata pienissima, poi in piena tensione, veramente ho detto, ma sai che c'è? Faccio una live stasera sorpresa, così sentiamo un po' anche il polso della situazione dei miei fratelli e sorelle rossonere. Però non avevo voglia oggi di fare video, ero troppo preso. E domani uguale, domani è capace che posso fare una live post partita, subito dopo il derby, perché non lo so, sti giorni non me lo puoi immaginare, ragazzi, c'è una tensione nella vita che non la sentivo, sta tensione, veramente. Se domani non vinciamo mi getto dal balcone, veramente. Allora, sei speciale allora, Marietto. Grazie, Adriano, grazie, grazie di cuore. Allora, Roberto Panbianchi, cronaca del derby, 1-0 Calabria, 1-1 Lukaku, 2-1 Teo, 3-1 Ibra. Sì, che così 2-1 Teo e anche mi dà il gol per il fantacalcio come gol vittoria. Perfetto, perfetto. Allora, guarda, me lo scrivo subito, anzi, prendo nota e poi faccio pure una bella bollettina. Anzi, me lo scrivo, guarda. Allora, abbiamo detto Calabria, Lukaku. Allora, c'ho qua giusto la penna. Allora, ragazzi, scrivetemi questi risultati perché mi piace sto 3-1. Allora, vediamo un po', cronaca del derby, 1-0 Calabria, poi Lukaku 1-1, no dai, però cazzo, Lukaku proprio, 2-1 Teo e 3-1 Ibra. Guarda, se vinci Roberto, scrivimi in privato nel mariettomilanista@gmail.com che poi lunedì ti voglio in live con me con il Super Combo la sera, ok? Mi raccomando, se esce sto risultato, perché te lo sei guadagnato veramente se esce così. Poi, Dario, ciao Dario carissimo, ciao Mario, buonasera a tutti, mi piacciono i tuoi video perché dici sempre quello che pensi, domani segna Zlatan. Speriamo, speriamo. Grazie Dario, sì, io dico sempre quello che penso perché alla fine sapete cosa c'è. È che purtroppo viviamo in un mondo ipocrita, in un mondo dove ci sono tanti falsi, fasulli e cose così. E io sinceramente, fin da che sono molto piccolo, a me dà fastidio le puttanate, le menzogne, e purtroppo io non riesco a stare zitto davanti alle menzogne puttanate in tutti i sensi, e chi mi conosce sa benissimo anche a cosa mi riferisco. Basta farsi un salto sull'altro mio canale Distopia TV, o poi l'altro invece più sereno, che ecco, se volete tranquillizzarvi, andate sulla Via del Buddha TV, rilassati, che poi tra l'altro domani usciranno i video della domenica su tutti e due i canali, gli altri due. Poi però vediamo perché dipende anche dal tempo. Poi Cristina, che dici Cristina? Cristina, ecco qua. Sei come il mio papà Marietto, era l'unica pecora rossonera in mezzo a un gregge di sporchi nerazzurri. È grande il papà della Cristina, grande, grande, così bisogna essere. Io infatti alla fine, per quanto a me, in tutto io sono la pecora rossonera, ma sono contento di essere stato sempre la pecora rossonera. Poi, grazie a me, diciamo che poi è cambiato un po' il trend perché anche mia mamma poi è diventata milanista, mio papà da napoletano è diventato simpatizzante del Milan, le mie due sorelle più piccole di me chiaramente, se no pigliavano schiaffoni adesso sì, no, scherzo, sono milaniste, a parte delle due sorelle, una c'è il compagno milanista, ma l'altro suo marito è interista, c'è un cognato interista, quindi vabbè, però è una brava persona, però domani legnate, legnate sui denti proprio. Poi Alessandro, cosa ne pensi di Ibrahimovic a Sanremo? Penso che per me è una grande cazzata mediatica impressionante. E poi, come società Milan, io penso che a un certo punto il Milan dovrebbe anche dire: oh, bello, qua noi ci stiamo pagando 7,5 pali all'anno. Già sei stato fuori mezzo campionato, va bene tutto, però dice che non farà il pendolare, l'ha detto anche Amadeus. Però, sinceramente, si allena da solo, cioè, ma a me mi sembra una grande cazzata. Io non sono d'accordo comunque. Sandro, Joe Jordan è chiamato lo squalo perché un Milan pesca 5-3 copitata, una capocciata contro il palo, si ruppe due denti. Ricordi, io comunque il Fanta Otteo e Chiaia, come appunto l'ho detto, lo squalo per quello perché è rimasto con due denti. Sì, va. Era un grande Joe Jordan che tra l'altro era rimasto anche in Serie B. Ricordatevi che lui era venuto nel Milan nell'81-82, andammo in Serie B per la seconda volta e nell'82-83 rimase e tra l'altro fu il capocannoniere del Milan. Quindi c'ho sempre un bel ricordo, nonostante poi quando ci fu Milan-Tottenham una decina d'anni fa più o meno, Gattuso
gliel'ha date. Non so se vi ricordate, gli avevo messo la mano al collo, che faceva allenatore in secondo, mi sembra, del Tottenham. Poi andiamo avanti. Vedo quanti mi stai scrivendo. Allora, io ricordo quello della Stella, Albertosi, Collovati, Maldera, De Vecchi, Bet, Baresi, Buriani, Novellino, Antonelli, Rivera, Bigon e il compianto Chiodi. Altra grande squadra, ragazzi. Io sono nato nell'anno che poi il Milan l'anno dopo avrebbe vinto la Stella, quindi io 78, però 78-79 fu l'anno della Stella. Quindi è arrivato il mio avvento per portare la Stella laddove doveva andare. Quindi adesso dobbiamo puntare alla seconda. Quindi ragazzi, dobbiamo vincere. Io non voglio vedere che l'Inter arrivi prima di noi alla seconda Stella. Dobbiamo arrivarci noi. Quindi domani mazzate da horn. Noi dobbiamo vincere, voglio vincere lo scudetto, ragazzi. Inutile, io sono eccitatissimo. Cosa vi devo dire? Allora, Marietto, secondo te Ibra sarà ancora sotto pressione dalla Coppa Italia? Ma no, Ibra è uno che le pressioni gli piacciono, non credo. Non credo. Spero solo che si daranno una pacca sulle spalle con Lukaku e la finiscano lì la storia. Boh. Marietto, qualche anno più di te, a caso ancora i giornali, Forza Milan, anni 65-70. A proposito, volevo chiedere, ma il Forza Milan c'è ancora? Avevo sentito tempo fa che mi sembra avevano chiuso la redazione, l'edizione, tutto. Cazzo, io avevo la collezione quando vivevo a Milano, ancora, quando vivevo in Italia, cioè, più di 15 anni fa. Io avevo tutta la collezione di Forza Milan dal 85-86 fino quasi al 2000, cioè poi alla fine li ho regalati a un sacco di amici miei quando poi me ne sono venuti in Spagna, sono tenuto qualche numero di quelli più importanti, però poi li ho venduti via, li ho regalati via tutti. Poi Simone, Cristina top, Cristina è una grande, Cristina Pandini è una grande. Poi Gianangelo, chi indovina i gol e il risultato fa una diretta con te, magari sarebbe un grande piacere. Io dico 2-1 per noi. Sì, Gianangelo, assolutamente. Infatti, allora, tra l'altro avete visto che ieri ho tirato fuori un altro format che cercherò adesso magari a livello una o due volte a settimana, perché mi piace di più la live, ragazzi, sono più diretto, perché quando faccio i video, e voi vedete, io ho fatto più di 600 video in un anno. Cioè, poi arrivo al punto che devo stare lì a rispondermi, a stare di qua. È veramente sbagliato. Invece così, è proprio face to face, in diretta, e non se ne parla più. Allora, quindi mi dicevi, Gianangelo invece mi dice un bel 2-1, Gianangelo. Oh, guardate che se poi lo pigliate il risultato, mi dovete scrivere in privato, Marietto Milanista, gmail.com. Quindi tu dici 2-1, gol Rebic Ibra. Allora, gol Rebic Ibra e chi più e Lautaro 2-1 per l'Inter. Ok, a me, tanto uno che l'altro risultato mi va bene, ma se vinciamo. Poi, però col gol di Teo l'altro mi piace di più. Se poi mi segnassero Teo e Rebic tutti e due insieme, mica mai faccio festa. Allora, pienamente d'accordo con te, sì. Allora, poi chi abbiamo qua? Il mio capo interista mi farà impazzire perché sarà incazzato tutto il giorno. Se vinciamo, sicuramente. Giovanni Bruno, ma è un nuovo membro, però un nuovo membro al canale, diciamo, diciamo da un punto di vista formale, ma alla fine è sempre stato qua nel mio canale Giovanni, uno dei più grandi insieme. Posso dirlo, a Massimo Peri, Alessia Sarrizzo, sono stati quelli che mi seguono da un sacco di tempo, mi sostengono, fanno donazioni al canale, si iscrivono al canale. Cioè, veramente, voi priorità always, sempre. Poi, Marietto, un classe 2000 attaccante del Palermo 94, sta facendo caterve di reti, si chiama Lorenzo Luca, che ne pensi per un futuro prossimo al Milan? Why not? Perché no? Ci sta, sinceramente non lo conosco, però se me lo dici andrò a vederlo. Fammi vedere, scusa, come si chiama? Io ascolto i vostri suggerimenti, ragazzi, qua tra milanisti siamo fratelli, ci dobbiamo parlare così schiettamente, anzi così mi date anche delle idee poi anche per altri eventuali video. Allora, abbiamo detto come si chiama sto ragazzo? Lorenzo Lucca, Lorenzo Lucca, centravanti del Palermo. Me lo andrò a vedere. Grazie per la info, Manu. Poi Andrea Terrugia, domanda Mario, ma è vero che Ibra aveva fatto accordo per Sanremo prima che firmasse?
quest'estate, è vero questo? Io non lo so, sono voci che hanno girato magari per far sì che la cosa non faccia incazzare più di tanto l'opinione pubblica. Anche perché poi ci sarebbe la scusa, Ibra Sanremo, quindi per me è stata fatta una cacata, se ne, cioè queste cose le potevano anche evitare, a mio avviso. Pronostico per domani, Marietto, e sapete che io sul Milan vi dico solo che sarà una partita che per me ci sarà gol da entrambe le parti, sicuramente, a mio avviso segneranno tutte e due, poi per il resto non dico niente. Chiaramente voglio la vittoria. Francesco, ciao Marietto, speriamo bene per domani. Bisogna vincere per continuare la corsa, assolutamente. Io dico 2-0 secco per noi, Teo e Ibra. Massimo, mi segno anche il tuo. Allora, Massimo Peri, 2-0, Teo, Ibra. Amen. Su tutti questi risultati, ragazzi. Poi Alessandro, Ibra incazzato per la sconfitta del Derby Coppa Italia e la sconfitta dello Spezia, Milan vince 1-0 gol di Ibra, dice Alessandro. Allora, Alessandro Ale di Corato dice 1-0 Ibra. Andiamo avanti. Poi Giuseppe Nanni, buonasera a tutti, secondo me Amadeus è interista. No, 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 non secondo te, è interista, tanto lui che Fiorello. Sono un membro stagionato. Capisci a me, Ofra, capisci a me. Poi, sempre Forza Milan, chiaro. Dario, io sono più giovane di voi e mi ricordo questa. Baresi, Tassotti, Costacurta, Maldini, Donnarumma, Albertini, Ragno, Rijkaard, Van Basten, Gullit, addirittura avevamo Papin in panchina, Scarpadoro. Sì, era gli anni 90, Dario. Era quando allenava Capello. Ma era un grande Milan. Ricordate, qui a Barcellona, ragazzi, ancora si ricordano del 4-0 della finale del 90, 94, era ad Atene, 94, con la doppietta di Massaro, gol di Savicevic, gol di Desailly. Mamma mia, ancora stanno piangendo. Vabbè, poi, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andrea, Ibra Rebic, Teo Hernandez, Milan 3. Allora, Andrea, mi segno anche il tuo. Allora, Andrea Terrugia dice 3-1. Allora, 3-1, Rebic, Teo, Ibra, Rebic, Teo e poi 1, Lautaro. Nessuno che dice che vince l'Inter, siamo tutti convinti che vinciamo. Però grazie, grazie niente. Poi Lorenzo Luca, 21 partite, 10 gol in Serie C, un buon giovane. Lo vedrò poi Gianangelo. Poi Luca, Marietto, lo rivorresti Colombo al Milan l'anno prossimo? Vediamo come va con la Cremonese quest'anno. Io sinceramente non sto seguendo molto certe squadre di Serie B. Vedo molto di più magari il Monza di Berlusconi, che tra l'altro ha vinto in casa del Chievo 1-0 con gol di Balotelli. Quindi complimenti al Monza, probabilmente se va avanti così sicuramente viene in Serie A. Poi, Marietto, mi spiace dirlo, ma secondo me perdiamo purtroppo. Oh, finalmente qualcuno che dice che perdiamo, finalmente Giovanni. E no, perché se no tanta buona vibra, poi se dopo vinciamo, poi perdiamo, tutti quanti rimane. Bisogna anche mettere in preventivo che domani si possa perdere, probabilmente anche per mezzo di questa morte di Bellugi, non vorrei che magari domani entrassero ancora più assatanati. Mario, che si ricorda della finale Milan Studiantes dove avevano massacrato il nostro centrale, cioè me la ricordo per la storia del Milan. Io non ero nato, stai parlando degli anni 60, quindi io ancora non ero neanche nei pensieri di mamma e papà, che tra l'altro ancora si dovevano conoscere. I miei si conoscono dal 71, quindi quando tu parli questo, io ancora non ero neanche nei pensieri dei miei genitori, però so cosa successe lì in Argentina, che veramente è stato un massacro, è stato un massacro, veramente li hanno presi come uno dietro all'altro, ammazzata, non finire in campo, veramente incredibile. Eurogol di Savicevic, così si scrive, Savicevic, poi che abbiamo qua? Paguma, vinciamo 4-3 con la Madonna, con gol decisivo centrocampista, uno tra Tonali, allora, io me li segno tutti, ragazzi. Perché poi dopo vi bacchetto se non succede questo. Dico, tu che combina, che hai detto?
Allora, Paguma dice 4 a 3 con gol finale di Tonali, Kessi o Meite. Vabbè, io segno tutto. Savicevic era il gran gol che aveva fatto contro il Bari. Mario, io seguo anche la C e quello che ha detto il tuo ascoltatore è vero. Luca è un bel giocatore, ha fatto gol nelle ultime 2 giornate. Può sembrare un Ibra di 20 anni fa. Oh, se me lo dite così mi state mettendo l'acquolina in bocca. Come finisco qua la live, mi metto, anzi, vi saluto già, ciao. Mi metto subito a vedere. No, poi dopo me lo guardo con calma. Allora, andiamo avanti. Che abbiamo? Simone Biribò, De Vrij, Lukaku, Zlatan. 2 a 1, se ci prendo mi taglio le unghie. Simone caro, 1-2, quindi con gol di De Vrij, Lukaku e Ibra. D'altronde all'andata abbiamo vinto 2-1. Ragazzi, purtroppo sulla carta sono favoriti, però ricordiamoci che normalmente nei derby poi l'outsider o quella che è la meno quotata poi piglia il volo. Andiamo avanti. Ta-ta-ra-ta-ta, che abbiamo qua? Dario, cosa ne pensi di Milinkovic-Savic della Lazio al posto di Meite? Ma magari, ma già da 2 o 3 anni che si doveva prendere sto Milinkovic-Savic. Ma voi ve lo immaginate lì in mezzo al campo? Lui si potrebbe anche cambiare poi il centrocampo, fare a tre, sinceramente. Si potrebbe cambiare anche lo schema, si potrebbe fare anche un albero di Natale 4-3-2-1, dove si possa mettere appunto un Milinkovic insieme a Bennacer e che sì, why not? Poi uno che si sgancia va sempre in gol. Allora, per la cavola direi 1-1, mi sembra tanto che non esce, dice Manu Valenti dice 1-1 per la cavola. Vediamo se la cavola ci dà ragione. Ciao Gennaro, buonasera. Gennaro Paolici, grandissimo, che fa parte del gruppo di Mr. Kilpin, dove c'è sempre il nostro carissimo amico Darius Rock, l'ospite del Super Combo del lunedì, insieme chiaramente a Mario Forzan e Massimo 48. Angelino, ciao Mariotto, il mio Monza vince con Bano, il mio Milan trionferà nel derby 2-1 con Ibra e Ciara. Ma speriamo, Angelino, ma speriamo. Allora, Angelino dice, allora, Angelino, Milan Inter 2-1, Sciala e Ibra. Vediamo un po'. Io mi sto segnando tutto, eh? Andiamo avanti. Andrea, dai altri due pronostici, uno Ibra, uno Romeo, un altro pareggio. Oh, basta. Gennaro 2-2, Ibra doppietto e uno dei due gol di Sfinter su rigore. Allora, Gennaro. Dice allora 2-2, Ibra 2, un rigore Inter. Andiamo avanti. Questo è quello che diceva Gennaro. Poi, fermi Romeo e qui Inter è finita. È finita. Chiaretta, ciao! Mamma mia, che tensione! Purtroppo la nostra condizione fisica non è brillante, ma non ha senso sentirsi battuti in partenza. Giochiamocela, forza Milan. Ragazzi, ma non abbiate paura, cioè, nel senso, il derby. Parlo io che sono in tensione da 2 giorni, sono andato poi, non dormo ancora la notte. Allora, il derby è una partita a sé, una partita dove normalmente non c'è un pronostico certo. Sulla carta, domani quelli là ci fanno un bus de cul così. Però nella pratica io aspetto il 96esimo o 97esimo minuto. Ragazzi, veniamo una settimana con lo Spezia che ci hanno legnato. Ci hanno con la Stella Rossa, sto 2-2 pigliato lì con le pinze all'ultimo. Cioè, speriamo in un po' anche un 3 punti di quelli belli mastodontici. Io domani ne sono sicuro, il Milan se la gioca. Ho sto presentimento. Marietto, vista la sconfitta dello Spezia sul passo dell'Inter, i giocatori sono più carichi e faranno un partitone. Anch'io me lo sento. Cosa avevo detto l'altro giorno? Secondo me Pioli riuscirà a tirar fuori il meglio proprio da queste partite qua. La Stella Rossa abbiamo avuto comunque
almeno c'è stata una reazione rispetto allo Spezia. Sono entrati in campo un primo tempo veramente buono, con anche due gol annullati, azioni di Rebigi, Castiglioco, parte il gol di vantaggio. Quindi poi vabbè, c'è stata questa sfasatura finale che tra l'altro è arrivata da un fallo su Castiglioco non fischiato, però vabbè, io a differenza dei Bauscia non mi metto a fare tanto il criticone, conosco la legge del karma, tanto tutto torna e spero che tutto torni proprio domani. Poi 2-0 gol di Chala e Leao, dice il nostro carissimo amico Emanuele Salvoni. Allora, Emanuele Salvoni, Emanuele, allora io me li sto segnando tutti qua, ragazzi. Allora, Emanuele Salvoni 2-0, Chala, Leao. Muy bien, andiamo avanti. Chi abbiamo poi? Massimo, dov'è Massimo? Massimo Peri, eccolo. C'è un mio pupillo che sta facendo bene in Bundes, André Silva, non valorizzato da noi, speriamo di non fare lo stesso errore con Aue. A me sta preoccupando un po' sta roba di Aue, ve lo dico sinceramente. Mi sta un po' preoccupando perché il ragazzo ce la sta mettendo tutta, tra l'altro aveva iniziato anche bene. Ricordiamoci, aveva fatto 3 gol in Europa League, poi un gol anche in campionato. E adesso se questo non lo metti, non è manco convocato in Europa League, nella lista, si perde. Quella, abbiamo uno Juventino qui, ragazzi. Marco dei Malati Zebrati del canale di YouTube dei Malati Zebrati. Domani dovete vincere, immagino, perché così voi domani date una bella scoppola pure al Crotone e vi avvicinate. Ma non lo faremo per noi, mica per voi, chiaro. Ciao Marco. Poi Simone, André Silva ha delle caratteristiche non congeniali per la Serie A, a mio parere, come Paquetà, quindi niente rimpianti. Io effettivamente non ho rimpianti, però quando arrivò André Silva, non so se vi ricordate, arrivò proprio in pompa magna, cioè arrivò proprio come se era arrivato il nuovo Ronaldo, perché alla fine diceva: queste sono le caratteristiche di Ronaldo, gioca nel Portogallo con Ronaldo. Poi alla fine, ragazzi, è stato uno degli acquisti del duo Fassone Mirabelli. Ho detto tutto. Passiamo alle cose formali. Ve le ricordate le cose formali? Poi andiamo avanti. Malati Zebrati, battete sti merda azzurri, me lo auguro, Marco. Ciao Marco, ti saluta anche Alessandro. Massimo 48 di Vivo per lei, calciomercato.com, il mio grandissimo ospite del lunedì del Super Combo. Ciao Mario, avevo scritto un commento ma sono andato fuori tempo massimo, allora sarò sintetico. La vinceremo all'ultimo minuto di recupero dopo un 1-1 Ibra Lukaku e al 94esimo chi? Allora, Massimo dici 2-1? Massimo, allora segniamoci Massimo 2-1. Con gol di Lukaku pure? Mannaggia Lukaku, ragazzi, ma che cacchio, lo dobbiamo far segnare per forza questo. Io non è che sono così contento che segni Lukaku, sì. Facciamo segnare Barella, se non segnare, però mi piace di più il 3-1 di prima. Poi, che abbiamo qua? Manu Valenti. Marietto, pensi che la classifica finale sul campo sarà definitiva o ci potrebbero essere penalizzazioni per Inter e Monumenti, giocatori in ritardo casuale? Ragazzi, se aprono inchieste non sarà per questo campionato, sicuramente. Quindi bisogna vedere per l'anno prossimo. Però io credo che con questa situazione di Covid quest'anno chiuderanno più di un occhio per quanto riguarda l'Inter. Per quanto riguarda il discorso della Juve Suarez, già sembra che, come sempre, ciò che passa con la Juve è messo lì di lato. Magari ci può dire qualcosa in più Marco dei Malati Zebrati, però vabbè. Tamponi Lazio? Che ne so io, tamponi Lazio? A parte che i tamponi sono farlocchi ugualmente, quindi anche se ve li danno, sono farlocchi. Vi ricordate Elon Musk, quello che dicevo anche ieri? 4 tamponi in un giorno, 2 positivi, 2 negativi. Capite la cacata? Bravo Marietto, bisogna pensare positivo, non dimentichiamoci che siamo il Milan. Certo Cristina, ma assolutamente. E chi si dimentica? Poi, Malati Zebrati dice 1-1. Spero di no, andiamo a vincere. Vedat Aijari metti 1-2 per Linda. Linda 2-1, Vedat.
Io me li segno, ragazzi. Poi vi piglio a pallettate se questo non succede, veramente. Allora, Vedat, 1-2, Rebic, Lautaro, Lukaku. Mannaggia la miseria, speriamo non succeda. Ciao Alessandro da parte di Marco. Antonio, forza ragazzi, domani vinciamo l'ala gruppo. Vai Antonio, alla grande. E tra l'altro, Antonio, applausi per Antonio, grazie per i 2 euro. Se vuoi farmi una domanda, chiaramente hai il diritto di prelazione su tutti gli altri, visto tutti coloro che fanno donazioni, si iscrivono al canale, chiaramente sono nel top di gamma. Massimo Baldoni, il primo gol di Tonali, col cui seguirà schizofrenica distruzione del trapianto capillifero del Conte Salentino. Lasciamo perdere, che Conte. Rip Mauro. Ciao Alessia, assolutamente. Ciao carissima. Simone, la roba di Suarez assurda. In altri paesi ci sarebbe stata gente al gabbio, che tanto sono già vestiti a tema a strisce. Allora, io sul discorso di Suarez già a suo tempo dissi la mia. Cioè, nel senso che c'è gente come, beh, a parte me, che anch'io per laurearmi ho dovuto dare quasi 40 esami in scienze dell'educazione. Non mi hanno regalato nulla, più la tesi finale di quasi un anno. Questo è arrivato bello e buono lì davanti, mettendo tutto all'infinito, cioè proprio io avere, essere, parlare italiano, cioè cose così, cioè, veramente assurde, però chiaramente sappiamo che dove c'è dietro anche la Juve, non me ne voglia Marco, dei tifosi zebrati, malati zebrati, però c'è sempre l'inghippo. Poi domani dobbiamo vincere a tutti i costi, lo so. Poi spero segni Rebic. Anch'io me lo auguro, cara Alessia, più che altro perché ce l'ho anche nel fantacalcio. Allora, intanto, ragazzi, volevo dirvi anche un po' di numeri, visto che domani è una partita che già siamo arrivati a 227 partite giocate, domani sono 228. Già sono 83 le vittorie dell'Inter, 77 le nostre, 67 pareggi, 312 gol dell'Inter e ben 304 i nostri gol. A livello, poi ci sono state anche partite non ufficiali, tornei internazionali. Comunque, in ogni caso, il complesso delle partite è questo. Poi, i cannonieri, ragazzi, una cosa importante, i cannonieri sono stati Andriy Shevchenko con 14 reti, il cannoniere dei cannonieri di Serie A, di questo derby. Poi, subito dopo, Giuseppe Meazza, e qua entriamo nella mia polemica, perché ha fatto 12 gol con l'Inter e uno con il Milan. E abbiamo uno stadio che si chiama Giuseppe Meazza. A me non mi sembra per niente giusto. A parte perché loro sono degli inquilini scomodi che sono entrati dopo di noi, perché il Milan, ragazzi, il Milan è nato a San Siro. San Siro è nostro. San Siro è nostro, è nato il Milan. Poi sono arrivati loro, quelli dell'Inter milanese. Poi il terzo, Gunnar Nordahl con 11 gol e István Niers dell'Inter con 11. E poi a 10, ragazzi, abbiamo Enrico Candiani con 7 gol all'Inter e poi ha fatti 3 gol Milan e Zlatan Ibrahimovic con 2 gol all'Inter e 8 con il Milan. Riusciamo ad arrivare a cifra tonda domani a 10 con una bella doppietta di Zlatan? E poi vabbè, ci sono tanti altri, tra l'altro con 7 gol José Altafine il Milan, nell'Inter Altobelli, Boninsegna, Lorenzi e vabbè, e così via. Quindi per dire, è davvero una sfida nella sfida, lo sappiamo benissimo. Andiamo avanti. Grande Simone Biribò, grazie carissimo, grazie anche a te. 0,99. 99 era anche il numero, vi ricordo, a parte Donnarumma, di Ronaldo quando venne al Milan, che fece quel gol nel derby proprio così, che quando si girò verso la curva dell'Inter, sotto la curva nord, poi alla fine perdemmo 2-1. Quindi meglio non ricordare. Grazie Simone. Italo, il mio risultato è di 1-3, ci penserà l'arbitro a farci perdere, spero di sbagliarmi. E io nel frattempo, visto che ci sono donne, non lo dico, mi sto toccando le parti basse, caro Italo. Comunque mi segno anch'io il tuo 3-1, che visto che mi sto segnando
i risultati di tutti per vedere poi alla fine chi sarà il vincitore di questo premio che parteciperà poi in live con Maria. Però se perdiamo niente, ragazzi, vi avviso, solo in caso di vittoria. 1-3 dice Italo, grazie all'arbitro. Va a fanculo arbitro, quindi speriamo di no. Allora, andiamo avanti. Poi chi abbiamo? Chi abbiamo? Chi abbiamo? Dario, cosa ne pensi, Marietto? Dopo 20 anni porranno una terza competizione europea dopo la mitica Coppa delle Coppe. Si chiamerà Conference League. Sì, ma l'ho sentito. Beh, da un lato sono contento perché è il giusto premio, diciamo, per quelle federazioni più piccole che normalmente quasi non partecipano neanche in Champions League. E in Europa League non superano neanche i preliminari. Quindi diciamo che è una coppetta più che altro per questi stati, queste nazioni che non hanno tanto, diciamo, punti ranking FIFA da questo punto di vista. Quindi perché no? Ci sta. E poi mi sembra che dall'Italia arriva la settima o l'ottava, quindi vabbè, diciamo che è una terza coppa. A mio avviso ci sta, dai, per questi paesi ci sta. Poi, qua ragazzi abbiamo il nostro Massimo Peri che è sempre sul pezzo, oltre euro, il mio Massimo, il mio fratello Massimo, number one, come sempre. Grande Massimo. Poi, domani se il Milan prende gol, sono 3.000 gol subiti in Serie A. E perché dobbiamo prenderlo domani, ragazzi? Se facciamo 2-1, 3-1, vabbè, ci sta. C'è Alessia, Marietto, non dire parolacce. No, non ho detto niente. Ma non c'è solo lei, c'è anche Cristina, ci sono anche altre donne che mi guardano, altre sorelle rossonere, per quello che quando inizio sempre tribù rossonera, amiche e amici del Marietto, sempre non mi dimentico. All'inizio vi ricordate quando dicevo amici del Marietto, ma soprattutto amiche. Poi ho cambiato perché non è giusto dire soprattutto, per me siete tutti importanti, amiche e amici. Massimo, ciao fratello, è ora della ginnastica antipanza, speriamo bene per domani e buonanotte. Buonanotte a te Massimo, ma tanto anch'io adesso finirò la live presto perché comunque ragazzi bisogna un'antivigilia, vi ricordate il film di Abato Antonio, appunto eccezionale veramente, bisogna andare a dormire prima, l'antivigilia ragazzi, dobbiamo scaldare, che domani bisogna essere belli pimpanti e mandare la buona vibra ai ragazzi. Poi Simone, mi ricordo anche Intertoto. Sì, l'Intertoto poi non esiste più. Un tempo esisteva anche la Mitropa Cup, vi ricordo, l'abbiamo pure vinta. Siamo andati in Serie B, abbiamo vinto pure la Mitropa. Quindi, che volete di più? Ragazzi, dobbiamo vincere a tutti i costi. Antonio, Maria, io penso che domani la partita di domani si deciderà a centrocampo. Cosa ne pensi? Un abbraccio. Domani sarà una partita tosta, ragazzi, a metà campo, perché io penso che domani Tonali si gioca veramente, ma mi muovo un po' la luce stile cinema di quelli belli. Poi, allora, secondo me, domani Tonali si gioca una chance importantissima, proprio con l'assenza di Benasset. E se la deve giocare bene, perché domani, guarda, il centrocampo dell'Inter, avendolo a 5, è pesante, ve lo assicuro. Quindi, poi tra l'altro hanno un Barella che veramente sta andando di brutto. C'è Eriksen che dopo che ci ha fatto quel gol in Coppa Italia si è ripigliato pure lui. Perisic è sempre una minaccia. Brozovic dipende se è in giornata e poi ragazzi, attenzione sulla fascia ci sarà lì lo scontro fra Treni, Hakimi e Theo Hernandez dall'altra parte. Poi chi abbiamo? Giorgio 1-0, gol di Rebic, magari così vinco anche con la vittoria del Fantacalcio con gol di Rebic 1-0, lo paga anche doppio. Allora, Rebic 1-0, Giorgio Roma. Grazie Giorgio. E poi subito applausi di gente intorno a me, canta ancora. Ve la ricordate la canzone Camaleonti? Grande Gio, grande, applausi per Giovanni. Giovanni, sei sempre sul pezzo. Grazie, 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 grazie di cuore, fratello, sono un fratello veramente. Poi Andrea, buonanotte Antonio e Milano, c'è solo una squadra. Antonio, Andò. Poi Marietto, una critica per la tua maglietta bianconera stasera. L'ho messa apposta, ragazzi.
No, ma questa è la maglietta del pigiama. Che cazzo è? Ragazzi, io non mi faccio la parte di sotto, ma guardate che sono già in pigiama. Io me ne vado, finita la live, mi vado a lavare i denti, mi finisco di bere qua la mia camomilla, perché, guarda, camomilla, non dico cazzate, cioè, almeno la vedete, cioè, però se sapete lo spagnolo, vedete, manzaniglia, veramente la manzaniglia, manzaniglia. Mi sto bevendo la camomilla, sono nel bordo. Quindi è antisfiga, diciamo, metterla così come i carcerati. Così domani diamo una bella mazzata pure a loro, perché vabbè, poi ci sono i cartonati e i carcerati. Quindi domani mi metterò la maglietta di cartone. Sei un gentiluomo, Cristina. Guarda, perché so che mi seguite, ma perché siete diverse, che mi seguite, diverse sorelle rossonere, e certe cose non le dico, però chiaramente si fa capire quando uno dice. Non dico dove metto le mani in certi momenti. Allora, non dentro, che sia carissimo, non è che sono così zozzone, scusate, però va bene tutto. Alessia! Grande Alessia! Buonasera! Grazie, 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 grazie amica mia. Mua! Grazie, grazie. Siete sempre sul pezzo. Ci siete alcuni di voi, ragazzi, che veramente, quando il giorno che finirà tutta sta menata del Covid, che tornerò in Italia, ragazzi, è dal matrimonio di mia sorella del luglio 2019 che io non vengo in Italia. Vi dico solo questo: il giorno che verrò in Italia dobbiamo creare un evento, vederci tutti insieme e magari la volta buona anche che riaprono sti benedetti stadi, che finisce tutta sta menata e andiamo a vederci la partita tutti insieme e poi ci andiamo a fare una magnata tutti insieme. Facciamo proprio l'evento in amicizia della tribù rossonera. Compro un gelato a tuo figlio da parte mia. Lo farò, per quanto deve mettersi prima a posto delle carie. Sono sincero. Prima mette a posto le carie e poi per l'estate il giorno. No, vabbè. Magari sai cosa? Che a lui anche gli piace. Lui è un mangione, mio figlio. Domani arrivano qua, domani arriva la truppa di milanisti a casa mia, vedrete. Poi anche poi nella live uno degli amici, il Corke, Marco, e un'altra amica anche dovrebbe venire, rossonera, Marta, e vediamo, ragazzi, domani qua ci sarà la curva sud, Barcellona. Vedrete, vedrete. Grazie comunque, Gio. A parte tutto, sono fiducioso per la nostra vittoria 2-1. Ma io, anch'io mi sento fiducioso, ragazzi, non abbiate fede. Spero che non spengano la luce. Io penso che domani ci saranno luci a San Siro, ma non della canzone Vecchioni interista, però Lucio a San Siro, vi ricordate che era anche il nome che dava Pellegatti a Donadoni? Speriamo che domani accendano la luce. Squadra è solo Milan, forza Milan. Dai, che adesso chiudiamo, ragazzi, che siamo quasi anche stasera un'ora di live. Marietto, l'arbitro domani che scorra, quanto arbitra il Milan? Barella, ci vorrebbe un che sì addosso. Allora, io l'arbitro di domani, allora vediamo un attimo perché ancora non l'ho neanche visto, se vi devo dire la verità, anche perché io sugli arbitri sono sincero, da tempo ho preso una scelta, ho preso una scelta di non parlare assolutamente di arbitri, anche perché se no mi dovrebbero chiudere il canale, perché ne direi di tutti i colori, quindi meglio che non ne parli. Scusa Marietto, perdono, ho sbagliato, Marietto dalla Svizzera. Buonanotte Marietto, buonanotte a tutti, Giovanni. E beh, io mi unisco anch'io a Giovanni e a tutti voi, vi ringrazio per aver partecipato a questa live speciale di questa ansia pre-derby Milan. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto donazioni, quindi tutte le persone che veramente stanno capendo che il mio è comunque, nonostante un hobby, perché resta un hobby perché io non vivo di YouTube, però sapete che tutti i video, tutto quello che c'è da fare, stare dietro, i social, i due canali, tra l'altro anche di Telegram, Facebook, bla 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 bla, sapete che ci vuole del tempo. Quindi io lo faccio con tutto il cuore, però poi anche un riconoscimento è legittimo, quindi vi ringrazio di cuore, così come ringrazio tutti gli altri che hanno partecipato alla live, veramente siete stati grandissimi e mi raccomando, dormiamo bene, sogni d'oro, sogni rossoneri, come giustamente dice anche Cristina. Notte a tutti da Alessia e quindi chiudo con
il gentil sesso in questo caso, quindi tanto Alessia con Cristina, con il buon auspicio per domani. Ragazzi, io vi aspetto nel post partita Milan-Inter domani, perché non so se in mattinata riuscirò a fare un video pre-partita, anche perché vi ripeto, in questi ultimi 2 giorni avete visto, ho fatto delle live notturne, un Marietto by Night. Però, quindi è un po' difficile, però nel post partita, in base anche al risultato, vedrò se fare un'altra live o eventualmente uno dei miei soliti video giornalieri. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buonanotte dal vostro Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rossonero, forza Milan, ovunque e comunque, e domani alla carica contro l'Inter. Buonanotte, fratelli e sorelle rossonere. Ci vediamo domani. Ciao!